basato anche il cosino qua al parasoli, però è così. Allora, stiamo andando da Pepco per vedere le cosine natalizie, però io l'altro giorno sono andata da Primark, mi sembra strano, non ho acquistato nulla, ma era giusto per fare una ricognizione, se c'erano cose nuove, e sinceramente quello che cercavo non c'era, tante cose già le ho, insomma. Vi lascio poi il pezzo di Primark, perché le cose comunque io le ho già, non mi servono, magari a chi può interessare, può fare anche dei regalini, delle cose, ve lo lascio, che è simpatico. È simpatico, no, è interessante, ecco. Adesso andiamo da Peppo, che voglio vedere le cosine natalizie anche lì, voglio fare un sopralluogo e poi magari facciamo una merenda io e mio marito, e che farà lui il vlog, vediamo un attimino, l'avrete già visto. E niente, mio marito è molto felice, vero amore, sei felicissimo? Sì, non riesco a esprimere la mia gioia. Il grinch la situazione, ti senti più grinch quest'anno? Non lo so, dobbiamo ancora entrare a dicembre. Ah, perché tu a dicembre diventi grinch, sì. Non tutto l'anno. Tu sei il grinch delle feste ufficiali? Io sì. E nulla, vabbè, mi sono messa il mascara, se lo state chiedendo, e basta. Sotto non ho messo il rossetto, ho messo un cerchietto questo qua, dopo quanto si vedrà. E vabbè, dopo quando non ci sarà tutta questa luce accecante, vedrete meglio. E niente, ci vediamo dopo e io vi lascio il pezzo di Primark ora. Ah, queste sono le novità Primark di quest'anno. C'è questo pupazzo di neve 2,50, poi c'è questo che è più carino e costa 8. Di solito sì, ci sono i soliti pan di zenzero, quest'anno gli hanno aggiunto una candy cane, però io ce l'ho identico, non lo sto a prendere. La novità è quell'orsetto e il pupazzo di neve, però sono piccini. Poi gli gnomi piccoli, piccoli, dimmi. Finirà il tuo vlog, no? Ma anziché tirare fuori questi qua giganti, prendiamo uno di questi, faccio lo sforzo di regalartelo. No, guarda, se vuoi regalarmi qualcosa, c'è una cosa che proprio c'ho in mente. No, no, non penso. Comunque guardate qua le cose tipo da regalo. C'è tanta roba Pokémon. Forse il pan di zenzero più carino è proprio quello piccolo. Qua ci sono coperte, dei Pokémon. Grazie SpongeBob hanno fatto Gary ad albero di Natale e questo costa 22 euro. Questo è il cuscino, le cose, Stitch ovunque. Questo non c'è Stitch e Grinch. Comunque stavi dicendo, amore, dell'albero? Ecco, vedendo questo... Bello questo kit, bello. Il Natale già fatto. E tutta la roba di Natale la scena nello sgabuzzino. Sei serio? Serissimo. No. Allora, guardate che bello questo. Guardate che bello questo per l'angolo bar, diciamo. Questo è lo shaker, molto carino, estetici. Anche questa fatta così, molto carina. E ha anche questo. Non so cosa serva sta roba. Per filtrare. Ah. È proprio in mezzo, non è che è così. Poi qua ci sono questi addobbi, hanno fatto questi alberelli così. Tazze, le tazze sono queste qua, Topolino, Minnie, Pikachu, ma è quella lì del Grinch che io ho, però io adesso non è che mi piaccia molto. Guardate che carini questi addobbi, sono in carta, belli gli alberelli, carini i funghetti. Sono un po' così, diciamo. Che carini questi gnometti per un euro, guardate. Ah, le renne. Guardate che carino, per un euro lo gnomo, che può stare anche seduto. Proviamo subito se sta seduto, che più che addobbo io lo userei come... No, non sta seduto. E forse c'è il peso di questo, vabbè. Insomma, uno gnomo traballante. Poi... vediamo, ah, io questo l'ho preso, cioè qua ci sono palline tranquillissime, cioè normali, ma ho visto questi qua che sul mio albero dolcioso ci sarebbe un amore. Che bello questo, amore, guarda. Dai, questo è solo 2 euro, ragazzi. Ah no, questo 2 euro, campanaccio, questo cosa costa? 1 euro questo. Qua c'è il bollino nero.
Non c'è il prezzo? Bollino nero perché non lo puoi prendere. Perché non c'è il prezzo? Ah, costa 4 euro? O forse no, l'hanno cambiato il prezzo perché qua l'hanno nascosto. Sapete, non lo so. Vale la pena andare in cassa a chiedere. Vabbè, comunque. Allora ragazzi, siamo arrivati, ma è un Pepco diverso. Ogni volta mettiamo sul navigatore Pepco e ne becchiamo uno diverso. Si esce del peso, non so nemmeno io che pittinatura l'ho fatto, perché non ho messo il cerchietto come andrebbe messo. L'ho messo tipo attaccato così. Adesso lo metto bene. Vediamo. Vediamo se ha un senso tutto ciò. Vabbè, dai. Comunque è un Pepco enorme, vi faccio vedere. Guardate, è proprio grande. A noi interessa il reparto natale. Guardate che carine queste cose per i più piccolini. Guardate che carini, piccini. Guardate, che belle. Wow, bellissime proprio. Anche da regalare, insomma. Bello anche Tom e Jerry. E iniziano da qua? Ah, quelle sono candele. Non ho idea se questo pezzo lo sentirete con la mia voce o con il voice over, con la voce di sottofondo. Insomma, perché c'è sempre musica strana. Comunque c'è questo. Dice mio marito. Finalmente ho tolto la musica, sì, che bello, l'ho trovato. Io volevo quel barattolo allo schiaccianoci ed è gigantesco, molto meglio che sul sito. Ma anche quello è bellissimo. Che bello questo. È da uomo, mi pare. Credo. Vediamo. Sì. Questa è bella, questa felpa. Quanto costa? Qua siamo nell'altro Pepco che c'è più roba, più bello. E poi non c'è la musica che dà fastidio. 12 euro. Questo è proprio carino. Vediamo se troviamo taglia più grande. Perché è un XL che verso un po' piccolo. Per esempio il mio marito. Ecco, XXL. Questo forse è un po' troppo grande. Ah, è molto bella. Bella. Allora ragazzi, siamo tornati a casa. Mi sono messa il mio bellissimo pigiamino di Paperino e preso da Primark. Ovviamente mi sono fatta tipo una mezza codina così. Vi faccio vedere le cose che ho preso da Pepco. Anzi, mi correggo, che mi ha regalato il mio marito da Pepco. Cioè, ha una pazienza veramente, perché me l'ha fatto girare due. E ho trovato, vabbè, una cosa che cercavo non l'ho trovata, però ho trovato cose che non cercavo, che non sapevo manco che ci fossero, le ho trovate. Allora vi faccio vedere dei Pepco diversi, quello che ho preso. Qui ho la busta che è pesante perché la roba è pesante e nulla. Vi faccio appunto vedere le cose. Inizio dal secondo Pepco perché ce l'ho già qua fuori e quindi per comodità. Allora, questo qui costava 7 euro, ragazzi, ma me l'hanno lasciato a 4,50 perché ha un pallino rosa qua. Vedete questo? Sono stati carini. Io pensavo, amore, non era 6, 4, 6, era 7 euro, 6, 4,50 ottimo sconto,
E nulla, questo, guardate quanto è bello, è un barattolo, quello che c'è dentro l'ho messo io per comodità, è un barattolo enorme con questo gnomo, cioè, è per questa sciocchezza del punto rosa lì, che alla fine è nulla di che, cioè 2,50 di sconto, voglio dire, ottimo, è bellissimo, guardate che bello lo gnomo. Andiamo che ti dà in mano un regalo stupendo e molto molto bello. Che Ti piace bello! veramente? Sì. Ah, è gigante. Poi al suo interno, ah, vi faccio vedere che comunque ha questa chiusura ermetica. Al suo interno, per comodità, questo sto pagato a parte ovviamente, questo pantalone c'era solo il sotto, non esiste il sopra. Guardate che carino che è. Questo qua, pantalone rosso con le candy cane, ho preso la XL e questo qui pagato 6 euro. Carinissimo. E questa è la XL, insomma. Proprio bello. Mi ha proprio catturato. Adesso Sì. no, vabbè, devo prenderlo. Poi per 6 euro, ragazzi, così ci metto sopra la maglia del pigiama che avevo preso da Primark, rosso, di Mamma ha perso l'aereo. Del film iconico e non ho mai avuto il sotto perché c'era solo il sopra. L'obbino questo top. E poi sempre in questo pacco ho preso questa. Ecco qui c'è lo scontrino. Ho preso questa, guardate quanto è bella, della Disney. Questa 4 euro. È fatta così, allora c'ha questo filo d'oro qua, quindi questa in microonde non può andare perché sennò fa contatto, però non la metto in microonde. È molto bella, proprio, non lo so, proprio ti viene da acchiappare così per le tisane, magari facciamo l'angolo tisana, chiacchiericcio, la cioccolata top, fatto benissimo. Qua c'è Topolino che appunto anche lui sta degustando qualcosa di caldo. Qui c'è scritto con la ghirlanda, con le cose stilizzate di Topolino, Merry Christmas. E qua abbiamo Minnie, che anche lei sorseggia, seduta come le donne negli anni 50, con le due gambe tipo così, non a cavalcioni, ma così insomma di lato. Invece c'è Topolino qua che è sbragato, vuol fare il Di più. figo della situazione. Sì, guardate che roba! No, è bellissima, ma proprio bella. 4 euro, fatta benissimo. C'erano tante cose della Disney. E questo qua al Pepco dove abbiamo fatto merenda. Mentre all'altro Pepco, il primo, quello grande, che c'era niente, ho preso due cose. Però sono cose che volevo. Allora, qui mi hanno dato la carta per imballare. Questa carta così userò per imballare anch'io le cose. Un po', cioè non è natalizia, con questi fiori pure brutti. Comunque guardate che bello questo. Questo è un altro barattolo, un contenitore in vetro con lo schiaccianoci cicciottone. Guarda mamma questo schiaccianoci cicciottone. Un po' grasso. Eh sì, è bellissimo. Questo 6 euro ragazzi, cioè i prezzi sono top. Guardate proprio. C'è proprio l'apertura così, è proprio bello, è capiente, enorme, così posso mettere anche i biscotti, è bellissimo. Cioè ragazzi, c'ho già voglia di addobbare per Natale, cioè, vi ho detto tutto. Appoggio qua, ho preso una chicca ragazzi, veramente top. Questa è la cosa che ti ho fatto di più in assoluto. Guarda Luna, si è già messa sulla carta. Questo, ecco, basta. È la cosa che è costata di più che poi. Sì, tra tutte la cosa che è costata di più. Ma guardate che bello questo, proprio una chicca. La teiera con la tassa dell'ognomo. Cioè, ragazzi, bellissimo. E questo set, cioè, bello anche come da fare come regalo. Questo 9 euro, che voglio dire, non è tanto. Adesso ve lo apro, ve lo faccio vedere meglio. Speriamo di non far danni, di non rompere nulla. Che belle cose, veramente, cioè, belle. Allora, Luna,
finita. Allora, qua abbiamo il coperchio della teiera, praticamente, adesso vi faccio vedere, però ovviamente questa qua è una cosa di decoro che sta bene nelle vetrine, cioè è un peccato usarla. Allora, qua abbiamo la teiera, cioè guardate quanto è bella, così, la teiera, bellissima, cioè fatta bene, nulla vieta di usarla come una teiera, però io la userò come cosa di arredo perché sono delle chicche, questo è un peccato che si rompa. E poi appunto sotto, questa invece si può utilizzare per bere, abbiamo la tazza, che è pure bella grande, che praticamente ci sono i piedi dello gnomo con regalo e il pezzo di barba, però secondo me è bello vederlo completo, ovvero così, aspettate, ecco così è giusto, guarda che carino che è. Questo è bello da regalarsi e da regalare, è molto molto bello, particolare, proprio bello, appunto, teiera e tazza, bello, mi è piaciuto. Io queste cose poi non resisto, mi piacciono troppo. E si è passato dal peluche alla ceramica. Sì, di tutto, i gnomi non avevo in ceramica, non avevo nulla. E no, aspettate che adesso li appoggio così, poi li devo lavare, adesso metto di nuovo questa pellicola per non farli rovinare. E sono troppo belli, veramente, bellissimi, belli, belli, belli. E per 9 euro sono veramente contenta di aver preso questa cosa qua. E nulla ragazzi, questo qua era tutto, io spero che il vlog vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!